Sono Alberto Sperotto, vicepresidente della Ronde, e con questo video vi comunico che il nostro servizio è rimasto sospeso solamente una settimana. In questa settimana è servita praticamente per creare un protocollo per far sì che il nostro servizio potesse continuare con la massima sicurezza, sicurezza per noi e sicurezza per le persone che troviamo per strada. Quindi usciamo comunque la sera con degli equipaggi molto ridotti per ridurre chiaramente il rischio dei volontari, due persone per equipaggio, con prodotti confezionati che vengono preparati la mattina in sede in vaschette chiuse. Le persone che vengono incontrate per strada vengono avvicinate, viene consegnato un sacchetto con all'interno le posate, il pane e l'acqua. E con questo poi aggiungiamo ancora caldi un primo e un secondo. La stessa cosa succede per la mattina con le colazioni, anche in quel caso i volontari sono ridotti al minimo, gli ospiti entrano nella nostra mensa a distanze di sicurezza in un numero estremamente contingentato, quindi due persone per tavolo, consumano la colazione, dopodiché si allontanano. Va detto che le persone di strada sono in questo momento molto preoccupate, probabilmente più preoccupate di noi, perché si sentono chiaramente molto vulnerabili. Vulnerabili perché non hanno una casa dove poter restare, ma soprattutto sono preoccupati dal fatto di un possibile, probabile, visti i numeri che abbiamo in giro, contagio, motivo per il quale poi non saprebbero chiaramente dove passare la quarantena. Quindi stiamo sempre molto attenti, se troviamo qualcuno per strada, chiediamo loro come stanno e se hanno bisogno d'aiuto ed eventualmente mandateci segnalazioni. Grazie a tutti. Ciao.